Fred. Film O'Clock. Film O'Clock. Film O'Clock. News. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le notizie dal mondo del cinema. In questa edizione parleremo di Sofia Coppola, Terry Gilliam e di Snoop Dogg. Buona accoglienza della stampa a Cannes per The Bling Ring, il film di Sofia Coppola con Emma Watson, che ha aperto il concorso della sezione Un certain regard. La pellicola è ispirata alla vera storia della gang dei ragazzi bene di Hollywood, che tra il 2008 e il 2009 svaligiarono le ville delle star, da Orlando Bloom a Paris Hilton, per mettersi nei panni dei loro idoli. Rimaniamo a Cannes con Salvo, opera prima degli scrittori, sceneggiatori e registi siciliani Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, alla Semaine de la Critique, primo film italiano al festival. Un killer di mafia entra in una casa per assassinare un uomo, ma lì incontra la sorella cieca del suo obiettivo. Lei tenta di salvare il fratello, ma non ci riesce, le torna la vista e il killer non l'abbandona più. E per tutti quelli che non possono andare sulla Croisette ma si trovano a Milano, dal 12 al 18 giugno il capoluogo lombardo ospiterà Cannes e dintorni, una selezione dei film presentati all'ultimo festival e soprattutto alla Quinzaine des réalisateurs, da sempre laboratorio di nuovi autori. Per quanto riguarda i nuovi progetti, si intitola The Zero Theorem, il nuovo lavoro di Terry Gilliam, attualmente in produzione a Bucarest e interpretato da Christoph Waltz, nella parte di un genio dei computer che si imbarca in una ricerca sul senso della vita. Il regista inglese, nella veste di produttore, si sta anche occupando di un fantasy interpretato dai due giovanissimi protagonisti di Hugo Cabret, Asa Butterfield e Chloe Moretz. Intanto arriva nei cinema italiani Reincarnated, viaggio biografico e musicale nella metamorfosi di Snoop Dogg da stella dell'hip hop ad artista reggae. Il documentario, girato da Andy Kapper, accompagna lo spettatore nel percorso filosofico e musicale di Calvin Brodus Jr., che abbandona il nickname e lo stile che lo hanno reso famoso per diventare Snoop Lion. Il film sarà proiettato il 20, 21 e 22 maggio nelle sale del circuito The Space. È tutto da Laura Buffa, ma ci risentiamo fra un'ora.